Buonasera amici del Centro Culturale Pavia Cittasana, benvenuti alla 71ª puntata del Quarto d'ora accademico. Questa sera un tema un pochino più leggero rispetto a quelli dei quali ci siamo occupati nelle puntate precedenti. Avremo come ospite Michela Viola. Buonasera Michela. Buonasera. Io Mi senti forte e chiaro? sì, forte e chiaro. Molto bene, perché Michela Viola, molti di voi avranno visto anche la pubblicità dell'evento nelle ultime 24 ore e sapranno di che cosa discutiamo. Discutiamo di qualcosa che interessa molto la città, interessa molto l'ambiente che viviamo ed interessa chiaramente anche coloro che si prodigano per rendere migliore l'ambiente in cui viviamo e la nostra città. Chi è Michela Viola? È la costitutrice, l'ideatrice di un'associazione meritoria, un'associazione che racchiude tanti volontari, una quarantina, mi diceva poc'anzi fuori onda Michela, e si chiama SALT. SALT che è una sorta di acronimo, perché non è proprio perfetto, ma dice in sostanza questo acronimo Sacco Libera Tutti. Dico bene, Michela? Esatto, SALT è Sacco Libera Tutti, perché noi siamo il sale della terra anche, e quindi questo è fondamentale per noi. Siamo un gruppo di volontari nati per caso 3 anni fa, io abito a Trabacò, quindi nelle vicinanze di Pavia, e ho iniziato uscendo in passeggiata, così come fanno moltissime persone. Ed ero un po' disturbata dalla presenza di questa immondizia. Tra l'altro, io sto proprio a ridosso della confluenza tra il Po e il Ticino, e lì ovviamente tutte le piene contribuiscono in maniera Portano a galla di pesante tutto. all'arrivo, esatto, di tantissima immondizia, di tantissimi rifiuti. E quindi un giorno, stanchissima, mi sono messa lì con un sacchetto, guanti e via, ho iniziato a raccogliere. E con un accordo vocale con il comune di Travaccò ho detto: guardate, io raccolgo, voi venite a raccogliere tutto lo schifo che io ho trovato. Perché, insomma, e così è nata questa cosa. Poi dal Po mi sono spostata verso le piste ciclabili, che ovviamente sono più frequentate, e lì inizialmente le persone incuriosite da quello che facevo mi chiedevano: ma per chi lo fai? Che cosa fai? Che cosa stai facendo? E allora ho detto: guarda, se ti vuoi unire, noi creiamo un piccolo gruppo. E ho iniziato a formare un gruppo WhatsApp. E una persona, sinceramente, una dietro l'altra, si sono raggruppate circa 40 persone, e una più divertente dell'altra, nel senso che ognuno ha posti diversi, nel senso non sono tutti di Travaccò, non sono tutti di Pavia. In realtà ce ne sono di Pavia, di San Martino, di Cura Carpignano, dell'Oltrepò Pavese. Ce ne sono di Bereguardo, non di Bereguardo, di Borgarello, insomma di più posti. E poi abbiamo iniziato ad essere tanti, e a rotazione più o meno io ho sempre pensato che bisogna essere costanti nell'effettuare queste passeggiate ecologiche, che poi di passeggiata c'è ben poco, in cui raccogliamo tante robe, e tanta roba, tantissima, ma diversissima tra l'altro. E niente, Ci ci vuoi siamo trovati. dire che tipo di materiale? Oh. Ecco, questa biodiversità di questi materiali, cioè Abbiamo archeologia, materassi continua abbiamo pure. veramente sì, reperti archeologici anche, perché abbiamo cose molto, molto vecchie, materassi, rete di letto, biciclette all'infinito. Bagni interi, dal water al lavandino al boiler, al passeggino, di tutto, di tutto. E quindi veramente molto tanti, plastica, vabbè, ovviamente plastica non può finire. Se poi si va nella confluenza tra Po e Ticino, lì ci sono delle cose veramente vecchissime. Abbiamo trovato, non so se ricordate, nel 77 era nato un dopobarba, Brut 77, e l'abbiamo trovato Come no, io me lo perfettamente ricordo. integra.
Esatto, l'abbiamo trovato Erano il le prime chiocco. barbe che mi facevo. Esatto, e l'abbiamo trovato perfettamente in condizioni perfette, integro. Caspita. E, sì, quindi vuol dire che veramente ci vuole tantissimo tempo anche per, ovviamente è vero questa cosa che ci vuole tanto tempo anche per decomporsi questa cosa. E poi comunque ce la troviamo cioè dobbiamo renderci conto che ce la troviamo sul piatto dove mangiamo, insomma, la roba che Esatto, in tavola un po'. mangiamo è lì, è lì. C'è tutta, quindi anche questi campi stracolmi di immondizie a me fanno una tristezza infinita. E niente, il Certo. fatto che io abbia iniziato, ho incoraggiato le persone che magari volevano farla questa cosa, ma da soli magari non avevano il coraggio di farla. E quindi niente, si è creato questo gruppo, ma poi siamo scandalosamente matti, nel senso che tra l'altro ci vengono date delle indicazioni, nel senso che alcune volte Ecco, troviamo come appunto fate, delle. Michela, scusa se ti interrompo, come fate a individuare le zone più soggette ad intervento? Perché non è che dite andiamo a fare un giro sul Ticino e raccogliete così random, cioè ci sono delle segnalazioni, c'è qualcuno che va in perlustrazione, ma l'ha scoperta. Ok, Sì, puoi allora. spiegarci un po'? Sì, in realtà ci sono delle segnalazioni all'interno del gruppo, ma ci sono anche delle segnalazioni di altri che ci chiamano, ormai ci conoscono, abbiamo la pagina Facebook dove testimoniamo tutto quanto quello che facciamo ed è molto visualizzata. Quindi ho visto che Quindi, tra l'altro. scusa, io che ne so, passo dietro l'arsenale di Pavia, mi accorgo che c'è una scarpata piena di rifiuti abbandonati, ho due opzioni, posso chiamare l'ASM, Certo. eventualmente vengono, o il comune, che è praticamente deputato a ritirare quello e a raccogliere quello che è sparso in termini di rifiuti ingombranti, abbandonati, oppure posso chiamare SALT. Ecco, ma come faccio? Mi metto in contatto sul gruppo Facebook, mando delle fotografie, cioè deve essere Sì, un po' allora. documentata, no, questa segnalazione. Sì, per forza ci deve dare la posizione, ma è molto semplice, ormai col telefono si fa una foto, inevitabilmente anche si può dare la posizione della foto stessa, quindi è abbastanza banale la cosa. Si entra nella pagina e si comunica anche semplicemente se non si vuol, se non si vogliono spedire le foto direttamente sul sito, semplicemente si scrive un post piccolissimo dove si messaggia: ho bisogno di comunicare con voi. A quel punto ci mettiamo in contatto con la persona. Ma per esempio, domenica facciamo invece un'uscita un po' più nuova e un po' più giovane, nel senso che siamo stati chiamati indirettamente dal CSV, che è il Centro Servizi Volontari, dicendoci ci sarebbe la segnalazione degli scout che vorrebbero partecipare per un'uscita. E quindi domenica mattina, per esempio, saremo all'area VUL e puliremo dal ponte coperto fino al ponte della ferrovia. E lì è molto Però, bello, insomma, è una cosa divertente perché dobbiamo riappropriarci del bene comune, dobbiamo considerare il bene comune veramente un valore aggiunto che abbiamo. Secondo me ci siamo anche resi conto con le passeggiate che abbiamo fatto in questo periodo di Covid, in cui non si poteva fare altro che uscire e andare a passeggiare, che abbiamo un territorio spettacolare ed è un peccato rovinarlo, è veramente un peccato. sono perfettamente d'accordo. Il senso Senti, ecco civico è l'ottavo senso, secondo me, che ci manca. Michela, volevo proprio entrare nell'argomento. Voi siete, come vedi dalla didascalia scorrevole, sotto, ho voluto così sottolineare il fatto che siete un esempio, soprattutto di educazione civica. Ecco, però, leggendo anche sul giornale, sul quotidiano, l'ultima vostra uscita ha prodotto, non è che ha prodotto, avete raccolto, Certo. perché la produzione di quei rifiuti non è Non è roba colpa nostra. vostra. Il merito è vostro quello di aver raccolto 1500 kg di materiale abbandonato, una tonnellata e mezzo.
e sono tanti, l'avete fatto dietro al policlinico, nell'area del parcheggio che costeggia Viale Esatto. Brambilla. Non è una grande area, ma è un problema comunque, un problema soprattutto per coloro che si macchiano di questi abbandoni, perché sporcano, perché non hanno coscienza, perché non hanno rispetto e il vostro operato comunque bilancia. Ma ecco, volevo chiedere, interloquite con le istituzioni, coinvolgete le scuole, perché questo esempio deve ampliarsi, deve trovare spazio, deve contagiare, deve essere un virus benevolo, perché bisogna fare in modo che ci sia anche chi additi e chi colpevolizzi coloro che invece non hanno questo tipo di bontà, di rispetto nei confronti del bene comune, il verde pubblico, l'ambiente che ci circonda e che viviamo. Ecco, la mia domanda è, a fronte di tutta questa produzione che comunque manifesta un disagio, manifesta un qualcosa che comunque è da correggere, voi avete il sostegno da parte delle istituzioni? E in più c'è una rete, un collegamento, soprattutto con le nuove generazioni, per instillare, per seminare qualcosa di buono, soprattutto in coloro che cresceranno e che dovranno ereditare questi spazi, questo bene pubblico. È Sì, chiara la domanda, è un po' complessa però. no, 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 è assolutamente chiarissima. Sì, abbiamo un contatto diretto con tutte le istituzioni, non a caso riusciamo a farle le cose, perché in alcuni casi non siamo riusciti ad avere un contatto e quindi non riusciamo a raccogliere, nel senso che è ovvio che dobbiamo avere un'autorizzazione a raccogliere, altrimenti inevitabilmente no, non possiamo dimenticare il sacchetto della spazzatura in mezzo alla strada, perché altrimenti saremo noi colpevoli a quel punto e saremo non multabili. E abbiamo un enorme, e dico enorme, aiuto da parte di ASM, che è in strettissima collaborazione con noi, perché davvero noi abbiamo una confidenza tale che mandiamo la posizione via WhatsApp del raccolto dei rifiuti. E il giorno dopo, alla mattina dopo, alle 7:30, non c'è già più nulla. Questo è capitato al Policlinico domenica, è capitato a San Mauro, a San Lanfranco, scusa, a San Lanfranco la settimana scorsa, è capitato dietro le mura spagnole 3 settimane fa, cioè dappertutto comunque ASM interviene. Abbiamo anche confidenza con la polizia ambientale, che abbiamo avvertito, perché tante volte ci è capitato anche di trovare motorini che Questo inevitabilmente è un possono essere suggerimento che è cose apparso in sovraimpressione da un da supereroe parte che, di di Maurizio Baldi, Maurizio Baldi. che è uno dei super componenti del gruppo, perché io li chiamo eroi, queste persone, perché lo sono davvero, perché dedicano tutte le domeniche 3-4 ore in compagnia di noi, eppure anche Giampaolo che appare. Caspita, questo è un bel commento, eh. Vabbè, ma ci Sei un vogliamo mito, non bene. finirò mai di ringraziarti. Allora, sono in realtà tutte persone meravigliose, davvero. E mi hanno dato tanto, perché in questo periodo di Covid noi in realtà ci siamo uniti. Quando ci doveva essere il distanziamento, noi ci siamo avvicinati. Persone che non si conoscevano prima, non, nessun rapporto prima della raccolta, diciamo così. E ci siamo trovati con gli stessi valori, con le stesse ideologie, e questa cosa ci ha fatto immensamente piacere. Si è formato un gruppo affiatatissimo che ci si aiuta ed è fondamentale, perché ci troviamo in condizioni a volte davvero disagevoli, perché ci troviamo in scarpate difficili e davvero ci troviamo a raccogliere in mezzo alla melma, in condizioni veramente abbastanza spiacevoli. Però poi quando usciamo da tutto questo schifo, siamo contenti ed è bellissimo, è veramente bellissimo. E niente, dicevo, comunque ASM ci aiuta, tutti i comuni nei quali noi operiamo ci aiutano.
Tra l'altro, lo dico in anticipo, non è ancora del tutto organizzato a puntino, ma il 24 di aprile di quest'anno organizzeremo la Giornata Mondiale della Terra. Anche lo scorso anno l'abbiamo organizzata insieme a Plastic Free e speriamo che anche quest'anno Plastic Free, che è l'altra associazione, tra l'altro, che fa lo stesso nostro lavoro, speriamo che collabori insieme a noi. Stiamo organizzando e abbiamo già coinvolto, abbiamo già avuto il patrocinio di tutti i comuni da Pavia a Milano, lungo tutto il Naviglio Paese. Cioè stiamo organizzando una raccolta dei rifiuti da Pavia fino a Milano. Ed è una raccolta condivisa perché crediamo che la condivisione sia uno dei punti principali, nel senso che da lì si parte, se condividiamo un problema lo risolviamo insieme ed è più semplice. Condividere anche questa cosa, che tutto sommato l'immondizia c'è a Travaco, c'è a Pavia, c'è a Bereguardo, c'è dappertutto, non è che insomma, questa cosa manchi purtroppo. Quindi se lo risolviamo insieme portiamo un messaggio più forte. E quindi ecco, questa cosa è una cosa che stiamo organizzando, una cosa difficile perché ovviamente tutti questi comuni hanno dato l'ok, quindi comunque la parte delle amministrazioni sta diventando molto sensibile a questi problemi e quindi ci sta comunque quasi chiamando a fare queste cose. È vero che dovrebbe partire da loro e su questo siamo tutti d'accordo. Fa schifo a tutti raccogliere immondizia, cioè non è che ci divertiamo, Non è che, cioè, andremo volentieri a mangiare la pizza insieme piuttosto, però preferiamo andare a Si fa mangiare la pizza, dopo. esatto, Non si dopo fa aver dopo. raccolto. Esatto. Senti, Infatti. Michela, c'è un commento che segue un po' la mia riflessione. Perché prima ti chiedevo circa il coinvolgimento delle istituzioni e anche delle scuole. Ecco, Enza Fantò ci dice: si potrebbe programmare un po' di educazione ambientale nei quartieri della nostra città, coinvolgendo i giovani. Ecco, avete in animo, avete programmato anche un'attività di questo genere? Lo farete in futuro? Lo state facendo? Lo stiamo facendo in contemporanea, per esempio quest'estate noi abbiamo fatto tutta una serie di raccolte insieme con aiuto, il Blue River, quindi c'erano i centri estivi e noi abbiamo collaborato con loro e quindi tutti i ragazzi erano coinvolti alla raccolta lungo il Ticino e abbiamo raccolto con loro. Ma ho fatto anche altre cose, nel senso che SALT non è solo chi raccoglie, ma anche amore per l'ambiente. Abbiamo piantato anche delle piante, in piazzale Oberdam abbiamo piantato delle piante Quanti con i bulbi? bambini. Abbiamo piantato 36.000 bulbi lungo una pista Caspita. ciclabile e grazie a tante associazioni che hanno dato la possibilità di farlo, ovviamente. Abbiamo piantato delle piante anche con la Moruzzi Road, che anche quello è un altro progetto interessante che c'è a Giacalone. Giacalone, esatto, che c'è e anche lui ha questo progetto per i bambini. Io faccio parte di un'associazione per la scuola e facciamo tantissima educazione all'interno della scuola perché i bambini sono il nostro futuro e non c'è. Se c'è qualcuno che mi fa sentire male, e mi fa sentire in colpa sono proprio i bambini quando vengono a raccogliere, perché mi guardano con aria, come dire, che cosa ci avete lasciato? Desolata, Sì, e certo. questa è una cosa che mi fa star male, e quindi se lo facciamo, lo facciamo per loro. Beh, comunque è educativo, loro vedono degli adulti che si prodigano insieme a loro, quindi è una cosa che li coinvolge ed è una cosa positiva. Senti, intanto nel frattempo ci sono anche dei ringraziamenti che adesso hanno in impressione, sono di Giuseppe Licausi, che è un consigliere comunale di San Martino, che Con conosco cui molto bene, collaboriamo immagino lo conosca tantissimo. anche tu, Sì, grazie per il collaboriamo sostegno dato dai tantissimo. volontari al comune di San Martino Siccomario, perché il vostro lavoro arriverà fino a Milano, ma prosegue anche verso la collina, no? Mi dicevi? Sì, allora, adesso facciamo questo evento a Milano, no, non a Milano, nei 30 km. In realtà è raccolta. Piantumeremo delle piantine erbacee, ma cose molto piccine, lungo tutto il percorso perché togliamo i rifiuti e vogliamo lasciare dei fiori. Quindi questa è una cosa interessante. Abbiamo trovato
fatto anche degli sponsor, quindi siamo stati anche molto fortunati nella cosa, siamo tenaci e insomma questa cosa va molto bene. E poi a proposito delle scuole, che bisogna fare sì. coinvolgere le scuole, in realtà vogliamo creare dei cartelli con le scuole, con tutte le scuole dei comuni coinvolti, cartelli di legno, tipo le assi dei pallet, ok? Colorarli, piantarli e facciamo in modo che i bambini lascino un messaggio all'ambiente di amore, di profondo rispetto verso l'ambiente, in modo che già semplicemente portando un loro cartello che rimarrà lì per tanto tempo, in realtà quel piccolo pezzetto sarà loro e davvero il senso civico e l'appropriarsi del bene comune è già di per sé prendersene cura e quindi è fondamentale questa cosa. E quindi troveremo questa grandissima pista ciclabile tutta colorata dai bambini che sono gli unici che meritano rispetto per me e quindi ecco, questa ci fa molto piacere. Poi andremo in Oltre Po, perché tra l'altro abbiamo avuto già contatti con il presidente della provincia, che non è altro anche che il presidente della comunità montana, che ci ha detto di iniziare, esatto, che è il sindaco di Varzi, che ci ha detto sì. appunto iniziate a fare questa cosa. Quindi adesso questa cosa dell'organizzazione della giornata mondiale comunque ci prende abbastanza tempo e nel frattempo comunque noi ogni domenica raccogliamo, cioè non è che facciamo altro, comunque manteniamo il nostro dovere, perché ormai è un compito che ci manteniamo per tutte le settimane, e poi incominceremo anche a organizzare da quella parte, perché comunque insomma ci teniamo, perché anche l'Oltre Po Pavese è un territorio preziosissimo, a livello turistico fenomenale, e non si può voler andare in Oltre Po e non avere strade pulite. Non è possibile, è impensabile che andiamo a respirare aria pulita e troviamo le cartacce per terra. Per noi è una cosa contro natura. Ecco. Brava, grande Michela, dice Monica Rizzini. Senti... ci sta, ecco, questo no, qui vabbè, non ma è sono sale. Tutti i miei amici, li ho pagati tutti. non è sale, ma è zucchero, questo, Michela. Sì. Allora, sì, poi sì. C'è anche Luca, ci stanno, mi piacciono tanto questi commenti qua, perché danno proprio l'idea dell'interazione, della partecipazione della gente. Luca Tigno Armentano, messaggio importantissimo. Complimenti signora Viola, ciao Luca. I complimenti Luca non devi farli a me, devi farli al gruppo, perché io sono solo la portavoce. Poi se noi non fossimo un gruppo non riusciremo a prendere una tonnellata e mezza di roba. Ed è sei la una costante. Bandiera, dai. Sì, sei vabbè, la ok. Sei la saliera. È vero, ma mi piace questa definizione, mi piace molto, sì, assolutamente. Senti Michela, per convolare verso la conclusione, se non hai e se non ci sono magari altri commenti che posso trasmettere in sovraimpressione, se vuoi aggiungere qualcosa, però io una domanda importante devo fartela, anche perché auspico che questa trasmissione sia contagiosa e che possa eventualmente andare ad infoltire le vostre fila e i vostri eventi possano essere ancora più partecipati. Ecco, rispetto alla partecipazione, come è possibile farlo? Ecco, io domani decido di voler collaborare con voi, cosa faccio? Vi scrivo, telefono, una volta che poi accettate la mia adesione, mi fornite il materiale, c'è un'assicurazione nel caso in cui io mi facessi male raccogliendo qualcosa. Ecco, puoi spiegare questi dettagli, che non sono dettagli, ma sono cose insomma importanti. Allora, per quanto riguarda l'iscrizione è molto semplice. Noi abbiamo una pagina Facebook, si può tranquillamente scrivere via Messenger piuttosto che all'interno della pagina e noi rispondiamo. Solitamente nel momento in cui ci si iscrive all'interno della pagina chiediamo un numero di telefono, perché questo ci fa accedere al famoso gruppo WhatsApp che è stato formato fin da subito. A quel punto si fa parte del gruppo e
veniamo in diretta sempre informati delle varie tappe che noi faremo. E possono essere anche loro i propositivi, nel senso proporre una tappa nuova che magari a noi è sfuggita o non ci è stata mai segnalata. Per quanto riguarda invece, noi non siamo un'associazione, quindi siamo un gruppo di volontari e non abbiamo assicurazione, quindi in realtà ognuno è responsabile di se stesso al momento. Vedremo se eventualmente in futuro sarà necessario questa cosa o se riusciamo a trovare uno sponsor che si garantisca un'assicurazione. Per quanto riguarda invece il materiale, come dicevo prima, ASM ci è sempre stato vicino e ci ha sempre aiutato, quindi sacchetti, guanti o qualsiasi altra cosa ce l'abbiamo tutto, e quindi non è, abbiamo tutto noi, ci forniscono sempre di tutto e non c'è alcun problema. Una cosa sola ci tenevo a dire, è vero che tutte le amministrazioni comunali, un'altra cosa sola volevo dire, è vero che le amministrazioni comunali in realtà sono disponibili, ovviamente noi gli facciamo un grande favore, per carità, però una cosa fondamentale è che, come anticipavi tu prima, bisognerebbe veramente dare delle sanzioni che a chi si trova a commettere il fatto, che in qualche modo siano di esempio anche quelle, no? Nel senso che le persone purtroppo, sì, da monito più che da esempio, esatto, le persone sono intimorite da una multa, ma una multa non deve essere di 100 euro, di 10 euro, deve essere pesante purtroppo. Questo lo dico perché se è una multa piccolissima, insomma, non ha valore, non ha, cioè, la gente non fa male. Esatto, la gente fa spallucce, vabbè, la pago, ciccia. Mentre se una multa diventa pesante, ci pensano un pochino. E quindi certo. Si dovrebbe, cioè è un reato, a tutti gli effetti diventa un reato questo, perché tu inquini qualche cosa che a me serve, io usufruisco del pianeta e voglio usufruirne esattamente come deve essere. E quindi ecco, quindi telecamere tante, devono metterne tante, assolutamente. Vabbè, fototrappole e quanto sia più necessario. Ma noi siamo anche disponibili eventualmente a ragionare su come fare, cioè non possiamo anche creare un progetto ad hoc, non è un problema, cioè ci impegniamo, non ci fa paura questo. Ci fa specie che le persone vogliano, non capiscano questa cosa. E quindi in qualche modo se il messaggio non arriva da una parte deve arrivare dall'altra. Certo, deve essere un cambio di passo, dice Gianpaolo Vercesi. È vero. Passi il messaggio di civiltà da ritrovare e far trovare un mondo migliore e pulito alle nuove generazioni. Siamo assolutamente in sintonia con Gianpaolo e Luca. Un altro commento, grazie per l'info, sono d'accordo, verissimo. Sanzione perché è una mancanza assoluta di rispetto e inciviltà totale. Quindi d'accordo sulla proposta di Michela di inasprire le sanzioni. Reato contro l'ambiente, Sì, magari, non so, se c'è qualche parlamentare che potrà vedere la puntata, magari potrà essere un'idea questa, no? Ma penso ci siano già, basta applicarle. No, ma il problema è basta applicarle, perché a volte si ha il timore addirittura di dare la multa e non va bene. Assolutamente no. Allora, siamo stati con Michela Viola questa sera e siamo stati molto bene. Io ti ringrazio a nome del Centro Culturale Pavia Cittasana per aver partecipato alla nostra trasmissione, Michela. Bene. Grazie davvero a voi, da parte di tutto il gruppo. Ringraziamenti reciproci. Bene, allora ci accomiatiamo da Michela, grazie ancora, grazie. Arrivederci. Magari, che ne so, potremmo organizzare anche una ripresa in esterni, quando opererete e sarete... solitamente alterniamo le dirette o in studio oppure on the road, quindi potrebbe essere un'idea anche questa, magari il 24 di aprile, quando si celebrerà la giornata mondiale. Perfetto. Sarebbe bellissimo davvero, perfetto, vi aspettiamo. Bene amici, grazie, ci saremo senz'altro Michela. Ottimo, mi fa molto piacere.
Bene, allora arrivederci alla prossima puntata del Quarto d'Ora Accademico, canonicamente il martedì alle ore 20:30. Arrivederci e grazie a tutti per essere stati con noi. Ciao Michela! Ciao, arrivederci.